Gianni, sono responsabile del gruppo Acqua Teatro, che è praticamente frutto del laboratorio permanente che è in auge al Centro Francesca dal 94. Questo è il nostro terzo lavoro. E lui è Michele, uno degli attori. Praticamente è formato da 8 ragazzi del Centro Francesca, diversamente abili, e 5 normodotati. E insieme adesso questo sono tutti componenti di questo gruppo. Chiaramente il numero varia, come varia anche l'entità sia delle persone che ci vengono ad aiutare, perché sono tutti volontari, a parte me e un'altra ragazza, che siamo due educatrici. Il resto sono volontari che vengono ad aiutarci, e insieme a loro facciamo questo laboratorio che ad esempio, più specificatamente per questo spettacolo, sono 3 anni che lavoriamo in ambito artistico teatrale, sia nella costruzione dello spettacolo, nella drammaturgia, nell'organizzazione dei vari quadri che abbiamo creato, e niente. E adesso abbiamo fatto la prima e speriamo di continuare nel futuro, dato che abbiamo molte idee e progetti in cantiere rispetto a questo tipo di lavoro, ma anche abbinando i nostri prodotti, i nostri lavori, che sono anche di tipo cinematografico. Infatti noi facciamo sia lavoro teatrale che lavoro cinematografico, e abbiamo 2 cortometraggi, Le Verità di Mezzo e Io. Ne abbiamo in cantiere un terzo, perlomeno abbiamo scritto la sceneggiatura, e questo è lo spettacolo invece che porteremo per un po' in giro. Il prossimo anno cercheremo di proporci vari enti, località, entità che hanno a cuore il sociale, l'arte, e l'educazione e la pedagogia del teatro. Quindi cercheremo di agganciarci a posti che praticamente hanno voglia di vedere prima di tutto lo spettacolo e di conoscere il nostro messaggio, e poi di non so, di creare anche delle situazioni tipo laboratori aperti, prove aperte, e via dicendo. Miki, qualcosa al pubblico? Com'è stato lo spettacolo oggi? Com'è andata? È andata bene. È andata bene? C'era anche qui, miei amici. Ho visto, c'era un bel po' di gente. Ah, più. Ma tu, emozioni, niente, tranquillo come una Pasqua? Sì, voglia. Sì? Complimenti, Michele. Grazie, Danny. E ho detto tutto.